Vent'anni fa veniva a mancare il maestro Rico Garofalo, musicista apprezzato e stimato anche fuori dai confini regionali. Autore di oltre 250 canzoni, non era solo un musicista ma anche un personaggio, tanto da essere scelto nel 2000 dalla regista Lina Wertmüller per recitare nel film Francesca Annunziata, insieme ad un cast d'eccezione come Sofia Loren, Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Claudia Gerini. Un sogno quello del cinema svanito poiché il maestro Garofalo si ammalò gravemente e non potette più partecipare alle riprese. La sua musica vietò le tante serate dei soldati americani di stanza in Italia dopo il 1943. Un vero e proprio successo, tanto che per loro divenne Freddy the Little Gershwin, riscuotendo consensi dai vertici militari che in più occasioni lo invitarono a trasferirsi con loro negli States. Il nome di Rico Garofalo è anche legato a Renzo Arbore che, giovanissimo, fece parte della Parker's Boys, l'orchestra fondata dal maestro che fu anche il primo maestro di Arbore, insegnandogli soprattutto la passione per la musica e l'orchestra. Tra le varie imprese musicali del maestro foggiano c'è quella del maggio del 1960, quando diresse dalla tribuna dello stadio Zaccheria 600 alunni della scuola elementare di Amicis di Foggia in esibizione di Verdi e Puccini. Il maestro Rico Garofalo non c'è più ormai da 20 anni, ma indelebile in tutti i foggiani il suo ricordo e la sua musica che si intreccia con la storia della città di Foggia.